Ciao ragazze, oggi video haul. Volevo farvi vedere questi prodottini che ho comprato in questi giorni, alcuni che ho provato un po' meglio. E proverò a fare un video brevissimo perché YouTube in quest'ultimo periodo mi sta dando molti problemi, non mi fa caricare i video. E quindi niente, cerco di sbrigarmi e se parlo un po' veloce è per questo motivo. Allora, ho preso queste due cosine a una sagra che c'è stata qui nel mio paese la scorsa settimana. L'aereo. Dipende alla sagra del carciofo, se qualcuno di voi abita da queste parti comunque penso che l'abbia almeno sentita nominare. E ho preso questi due smalti della Issy, da una bancarella. Ho preso questo azzurro, che è il numero 139, e che è un color puffo praticamente. Questo, per arrivare a questo colore servono due passate. E il colore comunque rimane, è matte, non ha brillantina all'interno. E devo dire che è abbastanza, dura abbastanza, l'ho pagato 2 euro. Sempre della Issy ho preso questo giallo. Cercavo un giallo da tantissimo e questo è il 140. Questo per arrivare a questo colore, una passata è stata a posto. E anche questo è bellissimo, mi piace un sacco. Forse mi piace più questo che quell'azzurro. Poi ho preso sempre questa sagra su una bancarella, però non c'entra niente col make-up. Ho preso questa mollettina, l'ho pagata 1 euro. Mentre c'era questo ragazzo che le faceva a mano, fucsia. E poi ho preso anche due orecchini, sono questi qui verdi. Carinissimi secondo me. Sempre questi anche 1 euro, c'erano vari colori. Infatti mi sono pentita di averne preso solo un paio perché mi piacciono tantissimo. Ok, altro acquisto che ho fatto oggi invece è stato questo matitone, che è lo 01 e questo è il nero. E l'ho preso al negozio cinesi. Faccio vedere già qui, l'ho provato. Vedete qua è sfumato. Il nero è bello denso, non ha brillantini, è matte. È lucido e si sfuma anche abbastanza bene. Infatti penso che lo proverò come base per trucchi un po' più scuri. La cosa che mi piace un sacco è che prende qui sotto, questa parte tipo metallica insomma, si gira e il matitone esce fuori. Quindi, e poi di prodotto non so, questo è tutto il prodotto che c'è. E questo l'ho pagato 2 euro. E devo dire che mi piace un sacco, infatti penso che andrò a prendere anche gli altri colori. Solitamente quando ci vado questi non c'erano mai, infatti oggi l'ho visti, l'ho preso. Solo che stavo con il mio ragazzo e mi metteva l'ansia, non è possibile portare un ragazzo entro a scegliere dei trucchi. E questo è lo 01. Altre due cosine che ho provato un po' meglio è stata questo campioncino, che sto ancora usando perché veramente è bello pieno comunque. È della Estée Lauder, è una crema con la protezione 15. Allora, io questa la uso solamente di sera perché ormai il giorno mi sono abituata a usare il tonico. Non uso una crema semplicemente perché andando a scuola non so perché, cioè, mettendo il fondotinta mi sento la pelle troppo oleata, invece con il tonico vedo che tende un po' di più a seccarla. E questa invece non è, questa non la rende troppo oleosa, oleata, vabbè. Però mi lascia l'effetto, lascia la pelle molto. Lascia la pelle molto morbida comunque. E devo dire che sto notando un miglioramento. Mi piace un sacco comunque. E, per esempio in un video, mi sa quello dei prodotti sì e no, vi avevo parlato bene di una crema, quella lì dell'Equilibra, solo che poi ho notato che usandola, l'avevo già usata per un bel po' di tempo, l'ho continuata a usare e il mio viso si era riempito ancora di più di brufolettini piccolini. E io in quel periodo avevo comprato o la crema o il fondotinta, questo qui della Lancôme. Però facendo conto che questo comunque è un fondotinta che uso più altro il fine settimana per uscire, quindi quelli ce li avevo perennemente, ho fatto. Non è che è la crema che mi dà fastidio. E effettivamente sì, è la crema che mi dà fastidio. Io non so se magari era un caso, quel periodo avevo la pelle più stressata, più rovinata, che ne so. Però ho visto che, cioè, non usando più quella crema, sì, ho sempre la pelle, le mie solite bolle, però non tante come prima. E quindi adesso non vorrei che la mia pelle non reagisce bene con quella crema, perché comunque ho visto anche su altri video di ragazze che usano la crema dell'Equilibra e si trovano bene. E mi dispiace perché quella pelle a me non dava la sensazione unta, insomma. Infatti mi piaceva un sacco, infatti ci sono rimasta troppo male. Mo' magari proverò a riusarla, magari di notte, solo per la sera, non usarla per il giorno. Boh, ci proviamo. Ultimo prodotto di cui volevo parlarvi è proprio questo fondotinta, che è della Lancôme, è il Tinted Idol Ultra, che ha la protezione 10. Dovrebbe durare 14 ore, ma vabbè, non proprio, cioè non mi dura 14 ore. Io lo stendo con il pennellino da fondotinta e la copertura è sulla media, cioè media copertura, sì. E non è allora, io prima che lo provavo mi sembrava troppo pastoso, troppo coprente. Invece comunque alla fine usandolo ancora un po' di più, comunque abituandomici, ho notato che ha una densità, ma come si dice?
Vabbè, una formulazione abbastanza liquida, non rimane troppo, cioè, cemento. E no, la pelle non me la sento attappata, quindi mi dà molto questa sensazione di che respiri, insomma. E l'ho pagato, mi pare, sui 30 euro. La boccetta è di vetro, comunque è molto carina, molto, molto chic. Quindi niente, questo non mi dispiace per niente. Quante volte ripeto le stesse parole? Tante. E quindi niente ragazze, questo è un... Niente, continuo, vabbè. E questo era un video brevissimo, scusate se ho parlato veramente a manetta, ma mi devo sbrigare perché sennò YouTube... L'ho già detto, vabbè. Ci vediamo al prossimo video e un bacione.